Ciao a tutti, in questo video voglio parlarvi dell'amplificatore per chitarra Impact AG6. L'amplificatore ha una potenza di 130 W RMS, un woofer da 6 pollici e un tweeter a cupola. Andiamo a vedere i controlli. Partiamo dagli ingressi. Abbiamo un ingresso jack per la chitarra o un altro strumento, un ingresso Canon per un microfono oppure un ingresso jack per chitarra o un altro strumento. Un ingresso mini jack oppure RCA per collegare uno smartphone, PC, tablet per poter mandare delle basi o in alternativa anche una tastiera. Ora vediamo le uscite. Abbiamo l'uscita di I-Out in XLR o jack con l'apposito controllo line-out dove possiamo collegare un diffusore esterno oppure un mixer. Un'altra uscita stereo out con il suo controllo che servirà per collegare un registratore o una scheda audio per poter catturare tutti i segnali che entrano all'interno del nostro mixer. Abbiamo un'uscita cuffie con l'apposito controllo e infine abbiamo l'uscita master dell'amplificatore. Ogni canale dispone di tre controlli di tono alti, medi e bassi, gain e volume, fatta eccezione per il terzo canale che dispone solo del gain. L'amplificatore dispone di un'alimentazione Phantom che si può attivare nel canale microfonico e sempre nel canale microfonico abbiamo a disposizione un low cut. E infine abbiamo gli effetti con l'apposita uscita e troverete per ogni canale la sua mandata d'ingresso. In questo modo potrete regolare in base alle vostre esigenze la percentuale di effetto per ogni canale. L'amplificatore esce in due versioni, Classic e Evo. La risposta della serie standard è particolarmente lineare e quindi adatta a tutti gli strumenti a corda, in particolar modo la chitarra classica, chitarra gypsy e altri strumenti ad arco. La risposta della serie Evo è leggermente scavata sulle note medie, che sono rese più morbide anche da un particolare trattamento smorzante sul cono. Il risultato è una tecnica particolarmente apprezzata per chitarra acustica e canto. Sentiamo qualche esempio. Hi, Chelsea.